il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. È il momento della verità. In aula magna, il preside sta per comunicare l'esito degli esami. Signori collegiali, c'è una persona che ci ha veramente, meravigliosamente stupiti, dandoci personali soddisfazioni. Mi riferisco alla signora Sorbello, si alzi in piedi. La signorina Sorbello ha dimostrato a noi, e forse non ce n'era bisogno, ma a se stessa, che se si impegna può essere brillante, non sufficiente. Grazie mille. È contenta? Fin troppo. Brava signorina, bravissima. Non si accomodi. Non mi preoccupare, Palenzo. Un altro buon esame è stato sostenuto dal signor Severoni. Meno applausi. Non perché non abbia fatto un esame buono, ho fatto un ottimo esame, devo riconoscere, ma perché il signor Severoni aveva solo da studiare. Bravo, anche lei, complimenti. Entrambi potete proseguire il vostro percorso scolastico. La signorina Angius. Si alzi in piedi, signorina. Dovrebbe alzarsi così. Perché? Perché il suo esame è stato un esame claudicante. Ci vuol dire. Cosa vuol dire claudicante, signorina? Boh, non lo so. Come boh? Sempre boh. Cosa vuol dire claudicante? Medio. No, precisamente zoppicante. Questo vuol dire claudicante. Che vuol dire che ha risposto a qualche domanda sì, a qualche domanda no. Non l'avrei fatto sbagliare. Però anche lei è ammessa al proseguimento degli studi. Dai, grande. Dai, è così. Resta il caso della signorina Bruscia. Si alzi. Io mi sento che mi cacciano, non lo so perché, c'è proprio questo presentimento, secondo me mi cacciano. Signorina Bruscia. Altro che claudicante. È stato un esame pieno di mancanze. A molte domande non ha risposto. Altre domande ha risposto male. Come si autogiudica, signorina? Non mi dica boh, eh? Non so che dire. No, sia onesta, dica. Io non so che dire seriamente. Io ero pronto a non farla continuare, ma la professoressa è intervenuta, ha insistito, alla fine mi ha convinto di darle un'altra possibilità, però vorrei pregarla, signorina, si svegli e soprattutto non deluda la professoressa e non deluda il sottoscritto che, obtorto collo dalla professoressa, ha deciso di ammettere anche lei a un'altra prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi siete tutti insieme la nuova classe media unica del 1958. Essendo voi ora una classe unica, secondo lei alla gita ci vanno tutti o non ci va nessuno? Tutti. Va bene, andrete tutti alla gita. Voi quattro avete superato l'esame. Vi do il permesso di andare a salutare i vostri genitori. Andate. Sono ancora là i vostri genitori. Vi aspettavano al cancello. Signor Renis, per favore. Lei non è capace di contenersi. Non c'è bisogno di attorcigliarsi come un spitone. Movimentalmente non mi porto sto peso e me posso godere risa tranquillamente. A casa? Veramente? Siamo tutti quanti a casa. Davvero? Non c'è. Cerca di mettercela tutta. Amore, sono quella che è andata peggio. Però io ce la faccio se mi impegno e devo sempre studiare. Tu devi spaccare. Mamma mia, devi spaccare. Sono orgogliosa di lui, è forte, ce la fa. Ciao ragazzi. Non è un ragazzo che muore, assolutamente. Ciao. Tornerò l'ultimo giorno a ritirare il diploma con lui.